passione a me è iniziata quando avevo 5 anni più o meno. È una passione a copiare più che a fare musica. Io avevo la pianola a buon tempi, te la ricordi, faceva più casino la ventola della pianola stessa. Sentivo le canzoni in radio, vabbè, canzoni che facevano a mia mamma, Lucio Dalla, eccetera, e le copiavo. Sicché mio padre mi ha detto: o sei un ladro o sei un bravo musicista. L'insegnante aveva capito tutto, cioè è uno che sa copiare, il che non vuol dire che sappia fare musica. Ho cominciato a suonare pianoforte, io sono arrivato al diploma con quella di trovare un mestiere, ma col diploma di pianoforte non fai niente, fai insegni alle medie musica o insegni da nessuna parte, cioè graduatorie, cose. E io ero piccolo che suonavo e usavo un programma Fast Tracker su Amiga 500, era una porcheria, non potevi fare niente, cioè zero, è come uno senza gambe che cerca di correre, niente, un casino. E sono riuscito comunque a fare dei dischi, a fare delle cose, ho visto che quello era il mio mondo. Ho fatto un po' di ingegneria del suono, ho lavorato per Mediaset, sempre come fonico, ma non era il mio. Cioè io stavo bene in studio a fare dischi. Nella musica il successo non è dato dalla bravura, ma da una piccola quantità di bravura ed una smisurata botta di culo. Quindi tutti quelli che mi fanno i complimenti, dico: fate i complimenti al karma, ma non a me, perché ci sono un sacco di produttori bravissimi che non arrivano perché non succede la cosa giusta al momento giusto. Poi con Brazil Street, la botta di culo dentro la botta di culo di questo rapper Pitbull che mi ha cantato il pezzo, che mi ha cambiato la vita, quindi veramente le cose incastrate bene. Però sono arrivato dopo 400 dischi, nel senso avevo perso la voglia, denaro finito, e poi mentre stavo dicendo che faccio ho avuto la fortuna di avere sto mio socio che è Steve Forrest, palermitano, che ci ha creduto molto più di me e ha detto: no, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti. E sono stati quei 4 mesi, per cui ti dico onestamente avrei mollato, che hanno cambiato la vita. Allora, le collaborazioni veramente importanti sono nate dopo il 2009, perché prima facevo collaborazioni con DJ più o meno importanti, cantanti più o meno importanti americane, quindi i soliti hard and soul, queste situazioni molto house. Poi invece ho cominciato a lavorare nella pop dopo Pitbull, ho lavorato con Jennifer Lopez, ho lavorato con Chris Willis, il cantante di David Guetta, che ha fatto Love Is Gone, il primo successo di Guetta, ma Ultramate, la cantante che ha fatto Free, conosciuta in Italia, anche se in America ha fatto tante altre cose, mi sono levato tanti sfizi, veramente, con Kat De Luna, una cantante della famiglia di Destiny Child, è stato molto bello. Poi ho ridimensionato, sono guardato allo specchio mentre mi facevo la barba, ho detto: aspetta un attimo, è tutto bellissimo, però non è quello che faccio io, perché io sono nato facendo una traccia club che è andata nella pop, ma non sono credibile nel pop, non sono David Guetta, sono un artista che più si avvicina al mondo Nicky Romero, a dire la verità più Alessio, perché io sono un melodico, sono un musicista, quindi mi piacciono i giri, le armonie, le melodie, e sono andato avanti, ho fatto il Nicola Fasano 2.0. Quattro cose di cui sono molto emozionato e felice. Intanto sto lavorando con i miei ragazzi, nel senso ho due staff di produzione che adoro, perché sono diversi. Due ragazzi di 30 anni maturissimi che sanno come si lavora in discoteca, come si fanno i dischi, i Miami Rockets, e stiamo facendo delle cose insieme che si sentiranno in futuro, già suonate da tutti, Shoteca, Alessio, quindi hanno avuto grandissimi feedback. Altri due ragazzi giovanissimi dell'ordine proprio di appena maggiorenni, gli Skrippers, che sono la nuova generazione dei produttori, devono ballare violento, devono suonare violento, devono produrre violento. E poi invece, per quanto riguarda il mio singolo, una collaborazione che devo fare da tempo con Victor Magan, e poi l'ultima produzione che ho fatto con Lumidi e Pitbull. Però onestamente ho ricevuto queste grosse soddisfazioni dall'EDM, questo Electronic Dance Music, facendo i passi giusti, e ho veramente trovato questa strada parallela. Urban Week lo vedete voi, io sono dall'altra parte, ma mi giro e lo vedrò anch'io domani sera. Un abbraccio grande, ciao.